Dunque, veloce riassunto. Come potete vedere, ho cambiato arma e vestiti, perché siccome l'altra volta ho avuto un po' di difficoltà, ho deciso di farmare giusto un po', appena 40 livelli. Comunque, detto questo, ci ho perso un po' di ore. Ho trovato anche un paio di cose interessanti che mi hanno permesso di comprare questa nuova arma e il cappotto, ma comunque tutta roba che sta in questa mappa, quindi non è niente di che. Detto ciò, siamo davanti alla cattedrale gigante che abbiamo visto l'altra volta, e secondo me lì giù c'è un boss. Quindi non mi va adesso, perché abbiamo appena fatto la belva, e direi di andare un po' in esplorazione qui a destra, a sinistra. In realtà a destra ci sono andato, non c'è granché, quindi andiamo, proviamo di qua che non ci sono proprio stato, e andiamo. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che il cappotto è di Padre Guascone. Eh sì, svolazza. È una nuova bestia quella. Mettiamoci leggero, va. Anzi, no, mettiamoci pesante, va. Ma non mi vede? È liscio. One shot. Chi è che spa? Oh, attenzione, infatti, ma che c'ha gli spilli, le lame? Ma è pieno di gente che spara. Per Diana, quei cani, però, mi sciotto a tutti. Fanno male. Oh, gettino. Ma lì giù è pieno di gente. Ciao. Scusi. Bene. Talmente tanti ciottoli che non posso neanche più metterli nel baule. Vabbè. Sì, però. Finiti? Cioè, ma sono tutti i fucilieri? Gamato. Ma due l'ho shottati. Tre. C'è di tutto qui. Vediamo. Polvere di midollo osseo. Sangue freddo. Vabbè. Ok, usciamo dal boschetto della mia fantasia. Due cani. Non ce n'è per nessuno. Che mi dai? Buono. Allora, c'è una porta. C'è una porta. Guardate, dai che ce la fai. Ole. Bello. C'è un castello lì giù. Non ho letto il nome. Che cos'era? Vabbè, poi lo vedrò. Dobbiamo cercare una lanterna. Oh, eccola qui, ottimo. Ma sono donne? Che inquietudine. Mi attaccano? Sicuro, come la morte proprio. Attacco prima io? Mi attaccano. Wow, shottata. Ah, ci siamo presi a vicenda. Liscio. In realtà volevo fare quest'altro. Ok, tranzolla. Vediamo. Si sale? Non fa male. No. Oh, ce n'era un'altra. Ma cos'ha in mano? Un ferro da stiro gigante? Proprio discriminazioni sessuali qui, eh. Fa male. Ora di qua o di là. Però lì la scala prevede che si salga. Ma è scesa? No, è rotta. Ah, ok. No, ok, è un corno. Qui si può parlare. Sì, vabbè. Niente, non ci dice nulla di utile. Ma lì come si sale? Questo? Ok.
Azione dispositivo. Che palpebre. Vabbè, sarà per risalire dopo che si è andati di là. Proviamo. Per me c'è un trappolone di quelli. Ah no, ci stanno i tizi. I cani infilzati. Con la tizia col ferro da stiro. No! Oh, ho preso lei però. Olè. Cos'è sto rumore? Che è sto casino? Oh! Ma che stronza! Mi tira le molotov! Ma non ci penso io a te. Oh! Vabbè! Muori! Giustamente, che cosa poteva darmi se non delle molotov? Guarda un po'. Da un po' che non ne vedevo uno. E vai giù. Fiale. Buono. Io qua ho visto. L'avevo spizzato da sotto. Buono. E si va di qua. Chi è? Ma guardala! Non mi hai preso. E va giù. In tutti i sensi. Oddio, adesso di qua, di là. Tanto questo non si aprirà sicuro. Non mi dai le molotov, maledetta. Vediamo un po'. Scatta da morire. Dispositivo ne impedisce l'apertura. E infatti. Andiamo di qua. Tesori? Niente? Ok. Mi incastro. Scatta un po'. Oh, è stronzo. Questo mi avvertiva. Eh sì. Dai, ti voto, grazie comunque. Allora, vediamo un po'. Sì, va bene, non ci interessa. Dici che ce ne stanno altri? Io vado giù piano. Tanto sono già coperto di sangue in maniera incredibile. Che scatole gli uccelli. Morto. Si nasconderanno qui in mezzo all'erba. Sicuro. Infatti. Immaginavo. Dove? 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 Eccoli qua. Mamma mia, che strage. Che mi dà? Ma basta con questi ciottoli, ma perché mi riempiono di ciottoli? Ad essere sincero, non li ho usati mai. Passaggi segreti? No, direi che c'è solo il vuoto cosmico lì sotto, ok. Oh, ma te? Sottospecie di gallina. Ma questo l'ho preso? Sì, era sempre il ciotto. Dunque, di qua o di là. Oh, che palle. Ah, questo è l'ascensore. Quindi la scorciatoia, vai subito. E quindi andiamo di qua. Sì, io corro, corro e poi lo so che ci sta la tizia col ferro da stiro. Liscio. No, dai. Vabbè, ovviamente ci ho sbattuto addosso al ferro, vabbè. Vedi note, oggetto più avanti. Sì, l'ho preso, grazie. L'hai sentito, eh? Liscio. Finito? Ma quella è apparsa dal nulla? Con le molotov, con le molotov. Muori. Lì c'è un oggetto. Madonna, sono talmente pieno di fiale che non posso neanche più prendere. Cavalli morti ovunque. Mi servirebbe un po' di luce. Voilà. Cane. Aia. Mi sono ripreso la vita. Ok.
No, 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 tu da dove sei uscita? Vedi note, dietro di te, grazie, troppo tardi però. Che inquietudine. Cioè, ma senza? Cioè, non si vede niente. Ok. Mi devo salire di sopra, perfetto, c'è la scala. Ok, allora dobbiamo innanzitutto prendere l'oggetto che ho visto da sotto. Ah, devo fare l'equilibrista. Dio, che palle. Oh. Ora se mi dai dei ciottoli. Ci sono 3.000 avvisi qui. È tempo di sedia a rotelle. Ah, maledette. Ok, ho capito. Mettiamo la pistola. Sì, ma non vedo una. Eccola! Maledetta. Oh! Vai giù. Oh, grazie. Questo è uno, gemma del sangue, ottimo. Palle, queste conoscenze del folle. Ma sono stato bravissimo. Comunque. Di qua. Oggetto. Imboscate? No, strano. Ok, libero. Ok, e si va di qua. Un tetto. Qui cado, me lo sento. Qui anche. Anche perché di qua non c'è. Ah, c'è un passaggio di qua. Beh, proviamo a vedere. No. Di qua? Ma chi ricostruisce sti villaggi? C'è un fienile che porta su un tetto dove c'è un. Maledetta. Sì, dai, ma non è vero, ma quando mi ha colpito? Ma poi quanto era rimasta con uno di vita? Ok. Bene. Giù ci stanno tanti tizi. O tizie. O quello che è. Ma guarda anche sotto. Laggiù ho visto il tizio con l'ascione. A te. No. Sbaglio tasti. Ok. Meno male che è rimasto fermo, va. Banff. Comincio a odiarle queste, eh. Senti, facciamo così. Attaccami. Attaccami. Niente. Oh, si è sbilanciata. Olè. Ho troppe fiale. Cani. Si è bruciata. Mi stava afferrando la gola comunque. Piano, piano. E giù. Guarda che cade. Vabbè. Oggetto.